Nella biblioteca di Castel Capuano sono stati firmati stamattina i protocolli d'intesa per la realizzazione di tre grandi progetti per Napoli. Il primo riguarda il centro storico e la valorizzazione del sito UNESCO, il secondo il polo fieristico regionale ed infine il completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, Mostra Municipio. Hanno sottoscritto gli accordi i rappresentanti di Comune, Regione, Mostra d'Oltremare, Provveditorato alle opere pubbliche, Curia e Ministero. Per il centro storico in particolare sono 100 i milioni stanziati. La parte più consistente, oltre 62 milioni di euro, è destinata al recupero di edifici e complessi monumentali, fra cui Santa Maria della Pace, i Gerolomini, Castel Capuano, San Paolo Maggiore e gli incurabili del Museo Filangieri. Gli altri interventi riguardano la riqualificazione di spazi urbani, la valorizzazione delle aree archeologiche e del sistema urbano. Viene inoltre disposto l'avvio di azioni per favorire la nascita di nuove imprese nell'area più antica di Napoli, per stimolare l'iniziativa imprenditoriale ed attirare ulteriori investimenti sia pubblici che privati. L'introduzione del bike sharing, il potenziamento della raccolta differenziata e la realizzazione di un sistema di mobilità ecosostenibile all'interno della zona a traffico limitato di Napoli. Centro storico UNESCO, sono 100 milioni per la riqualificazione di tutto il centro storico, ristrutturazione di edifici, insomma un intervento importante. Otteniamo finalmente materialmente anche i fondi per poterli mettere subito in lavorazione. Poi abbiamo il protocollo sulla metropolitana che è strategico perché sono fondi che si sono salvati grazie al lavoro importante tra Comune e Regione insieme al Governo, all'unità di missione di Bruxelles, ci consentono di lasciare, di lavorare i cantieri, non chiuderli, finire i lavori col cronoprogramma previsto fine 2014 ed aprire la strada all'altro tratto, centro direzionale, piazza di Vittorio, Capodichino e poi è previsto il protocollo anche i treni, un risultato molto importante, si rischiava di finire la metropolitana e non avere i treni. Poi il protocollo polo fieristico, tutta l'area occidentale, Mostra d'Oltremare, la riqualificazione di strade, Arena Flegrea, tutta l'area occidentale che è interessata, compresa Bagnoli, da questo protocollo. Quindi una giornata importantissima per le istituzioni campane e per la città di Napoli.